Eccoci qui. Buongiorno a tutti. Allora, aspettate, io mi assesto. Eccoci qua. Allora, bella gente, ho pensato di realizzare questo video per tenervi un po' impegnati in queste giornate lunghe e a volte anche noiose, e di insegnarvi magari qualche tecnica che può esservi utile nella realizzazione di mobili o anche di oggettistica, come in questo caso. Allora, noi da Lighthouse, in realtà non lo diciamo mai, ma abbiamo una marea di supporti in MDF che sono decorabili, dagli orologi agli appendini, alle cornici, sono veramente tanti. Poi faremo in modo di farvi sapere, perché peraltro sono tutti in offerta, quindi è un modo carino anche per realizzare dei regali di compleanno, di Natale, di Pasqua, insomma dei regali, anche soltanto per il pensiero. Allora, oggi andiamo a lavorare su questa cornice. Io ho già provveduto a togliere la parte dietro, che in questo caso non andremo a decorare, e vi voglio far vedere intanto come si realizza lo shabby, il famoso shabby. Lo shabby è una tecnica dalla quale noi, con un colore normalmente chiaro, quindi un bianco o qualche tonalità molto vicina al bianco, andiamo a ritirare fuori il marrone del legno che è sotto. Oppure, nelle varie interpretazioni, anche semplicemente due colori a contrasto, cioè io potrei fare questa cornice rossa e poi magari darci un bianco e tirare fuori comunque il rosso. Ma lo shabby originale prevede che noi, lasciando il colore scuro sotto, andiamo poi a ritirarlo fuori utilizzando delle tecniche che adesso vi mostrerò in questo video. Avendo noi una base di MDF, non abbiamo quel legno bello scuro che invece spesso troviamo sui mobili, quindi ce lo andiamo a creare. Come? Io ho scelto un colore marrone terra d'ombra. Abbiamo anche il marrone cioccolato nella linea Bohème, che ricordo a tutti si tratta di chalk paint, e abbiamo il color castagna, che è un colore un pochino più aranciato, nella linea Industrial. Io invece ho scelto questo terra d'ombra che peraltro mi fa impazzire e vi farò vedere l'effetto che possiamo ottenere. Allora, una cosa, questo strumento che costa 3,50 euro, io non potrei più farne a meno, peraltro è risultato molto utile anche per togliere i punti delle poltrone quando andiamo a rivestirle, a rifoderarle. In realtà, nel nostro caso, a che cosa ci serve? Per aprire bene il barattolo, quindi andate a togliere per favore i cacciaviti, i cucchiai, i coltelli, perché deformano la latta e quando voi l'aprite e la richiudete dopo l'utilizzo, lascia entrare aria per cui il colore si rovina. Noi abbiamo i colori che vanno avanti e indietro in Italia da tanto tempo, su e giù per i corsi. Stesso qui in negozio, si aprono tutti i sabati e restano comunque perfettamente conservati. È un investimento da 3,50 euro che consiglio a tutti perché torna utile sia nell'apertura del barattolo sia anche per mescolare il colore, che non è ovviamente un optional, quindi noi dobbiamo sempre fare in modo che il colore sia bello mescolato. Eccoci qua. Vi consiglio, quando decidete di fare qualche lavoretto, di tenere a portata di mano una bacinella con dell'acqua e dei fogli di carta, perché possono essere sempre utili. Allora, un'altra cosa che io spessissimo consiglio ai corsi alle mie ragazze è quello di versare il contenuto del barattolo in una vaschetta, in un piatto, e di non prendere mai il colore direttamente dal barattolino, perché soprattutto se il pennello è bagnato, ci possono essere dei batteri che vanno a rovinare la vernice, quindi da lì a qualche mese magari si rovina, definitivamente non potrete più utilizzarla. Siccome però alcuni di questi colori hanno un'usura veramente rapida, cioè un utilizzo veramente rapido, li apriamo e nel giro di pochissimo finiscono, io questo problema oggi non me lo creerò, ma fate quello che vi dico, non fate quello che faccio. Allora, andiamo ad utilizzare il nostro pennello Sintelux 50, che ormai penso avete tutti voi, che è una piattina in setole ultra soft, professionale, ed è un pennello strepitoso che vi permetterà di stendere il colore in maniera molto uniforme. E andiamo a realizzare una base di colore completamente scura. Vedete quanto è coprente luce paint? Alla prima mano già è tutto completamente scuro. Allora, a
Altra cosa importante, quando stendiamo il colore, quante di voi me l'hanno sentita dire questa cosa e non lo fanno, continuano a non farlo? Il colore si parte dall'interno e si va verso l'esterno in stesura, in questo modo, perché se facessi il contrario, io farei accumulare tutta la mia goccia di colore sulla bordatura, il che ovviamente diventa non solo antiestetico, ma se io me ne dimentico, succede che il mio mobile si asciuga col gocciolone e non va bene. Quindi sempre dall'interno verso l'esterno. Possiamo prendere una punta di acqua, perché il pennello, come ricordo, è sempre asciutto, lo utilizziamo sempre da asciutto. Possiamo utilizzare un pochino d'acqua per fare in modo che il nostro colore sia più fluido. Allora, spesso mi chiedete se questi colori vanno diluiti. Parliamo sia di fondo che di finitura e di colore stesso. Allora, i prodotti sono pronti all'uso, assolutamente, quindi non vanno diluiti, però può capitare, e spesso capita, soprattutto con il fondo, che ci siano che si sia un pochino addensato. Questo perché sono prodotti all'acqua e lo sappiamo, e quindi l'acqua può anche evaporare. Allora, che cosa facciamo? Aggiungiamo semplicemente un pochino d'acqua del rubinetto. Se ce l'abbiamo distillata, che può essere quella che esce fuori anche dal condizionatore d'estate piuttosto che dall'asciugatrice, per chi ce l'ha, va benissimo e conserva la vernice molto più a lungo. Se invece utilizziamo l'acqua del rubinetto, ricordiamoci di andare a diluire soltanto la parte di vernice che ci interessa per l'utilizzo di quel progetto. Io spero che questo video stia venendo perché me lo sto facendo in totale autonomia. Sto da sola chiusa qui, ho disattivato le chiamate, quindi se qualcuno di voi mi sta chiamando, non lo so, forse da occupato, forse da boh, non lo so. Però non mi state riuscendo a telefonare, quindi speriamo che non si scatena il numero del negozio, perché quello non ci ho pensato a spegnerlo. E va bene. Allora, vedete che una mano ha coperto completamente il nostro supporto. Ok, andiamoci a colorare anche tutti i bordi. Vedete com'è facile e divertente. Allora, finché vedete contro luce che la vernice è ancora umida e bagnata più che altro, potete intervenire con dei piccoli ritocchi, ma parliamo di pochi istanti, perché invece quando state lavorando su un mobile, io vi dico sempre di non andare a ritoccare nella maniera più assoluta il lavoro dopo che avete iniziato già a passare su un'altra superficie. Che vuol dire? Oggi mi incarto un pochino, ma vabbè, l'importante è che capiate. Vuol dire che se sto cucinando, sto dipingendo una cucina ho passato un'anta e sono passata all'anta successiva, se mi accorgo che ci sono dei difetti su quell'anca, sì, su quell'anca, dai, su quell'anta, la chiusura, la reclusione fa anche questo, non vado a fare assolutamente dei ritocchi nella maniera più assoluta. È preferibile che si asciughi completamente l'anta e
E che poi magari posso dare una leggera carteggiata se ci sono delle gocce, delle cose, però mai con il pennello andare a ritoccare una parte che si sta già asciugando, perché purtroppo andiamo a rompere. Adesso vi dico, allora, le vernici asciugano con un effetto che noi chiamiamo calotta, cioè asciugano dall'esterno verso l'interno. Avete presente quando fate la crema pasticcera e la crema si sta asciugando? Si sta asciugando e voi andate a toccarla? Che succede? Che la parte sopra è completamente si è formata una pellicola e nella parte sotto, invece, all'interno, il cuore della nostra crema è ancora tutto completamente bagnato. Ecco, con le vernici più o meno succede la stessa identica cosa. Pennellino a bagno. Allora, il pennello, questa è un'altra cosa molto importante, ragazze, non deve essere immerso fino alla ghiera, deve rimanere immerso soltanto nelle sue setole, vedete? Perché? Perché il resto si arrugginisce. Allora, questi sono pennelli. La setola e il pennello ha un costo. Questi sono pennelli che costano 9 euro nella sua dimensione da 5 centimetri. Ma li stravale perché è un pennello che veramente vi dà dei risultati eccellenti. Nel momento in cui io vado, però la ghiera non è antiruggine, hanno preferito investire tutto sulla setola e non sulla ghiera. Quindi, che succede? Che io, se vado a mettere in acqua anche la ghiera, mi esce fuori la ruggine. Ed è un peccato, non succede nulla perché quando io vernicio la ruggine non mi dà neanche fastidio, però magari è antiestetico. Quindi ricordiamoci sempre di non eccedere, non mettere i pennelli a bagno fino al manico, perché poi peraltro è anche di legno e quindi si può spaccare e rovinare. E vi stavo dicendo invece dell'effetto calotta, quindi tornando indietro, la vernice si asciuga prima esternamente e poi nel suo cuore. Quindi che cosa accade? Che se io vado a toccare la parte sopra per un ritocco, io scoperchio di nuovo quella pellicola e mi si impasta tutta, quindi succede un casino. È preferibile che si asciughi tutta completamente e poi vado a fare il ritocco. Ora io asciugherò phon, cosa che su un supporto si può fare, ma ragazzi, sui mobili non vi fate venire in mente di asciugare con i phon. Perché poi, puntualmente, quando mi chiamate dopo qualche mese e mi dite cavolo, si sta staccando la vernice, vi dico che hai fatto mentre lo utilizzavi, hai forzato l'asciugatura a phon. Sì, in effetti sì, perché c'avevo fretta. No, perché quello preclude la buona riuscita del lavoro. Quindi io lo faccio ora, metto in pausa, asciugo e passo allo step successivo. Voi non lo fate mai a casa, soprattutto sui mobili. Allora, oddio, aspettate che, scusate, amica, ecco qua. Allora, ho asciugato con il phon. Scusate la qualità del servizio di ripresa, ma sto sola e se utilizzo la telecamera del mio fantastico telefonino in modalità però selfie, quindi potrei semplicemente fare così per attivare. L'inquadratura non è quella che voglio io, quindi faccio il giro del tavolo. Allora, ho asciugato un pochino con il phon, il colore. Mi sono scordata il colore. Aspettate. Allora, abbiamo bisogno solo di un bianco, di un bel bianco. Aspettate che questa roba è imprevista. Nel massimo, lo so, abbiate pazienza e comprensione. Ma sì, possiamo fare anche di questo colore. Aspettate, eh? Ve ne andate, eh? E ripeto, la qualità del video è quella che è. Allora, preso un colore, in effetti il primo che ho trovato disponibile, che è Rio de Janeiro Downs, che è un sabbia che è meraviglioso e che ultimamente lo state acquistando un sacco di persone e si vede che siamo nel momento di Rio. Allora, noi usiamo questi, lo abbiamo ripetuto più volte, li chiamiamo biberon, ce l'ha Mauris a 99 centesimi l'uno e sono praticissimi perché soprattutto quando spedisco per i corsi non mi va su e giù la vernice, ma no, non mi si rompono le latte, ma perché poi non mi si secca.
E quindi nei corsi è facile fare questo, vedete? Semplicemente questo. Ok, allora veniamo a questo shabby. Come si realizza lo shabby? Abbiamo sicuramente bisogno di un panetto di cera solida, cera d'api pura. Allora, questo panetto lo andiamo a stendere in maniera disomogenea su quelli che sono i bordi del nostro supporto, vedete? E sapete perché lo facciamo? Perché dobbiamo creare una patina grassa che impedisca al colore di attaccare sopra. Che vuol dire? Vuol dire che io adesso andrò a coprire tutto questo con del bianco e successivamente con la carta vetrata, la carta abrasiva, andrò a carteggiare e mi verranno fuori tutti questi punti dove sto passando la cera. Allora, molti di voi mi dicono, ma come faccio a ricordarmi dove ho passato il panetto di cera prima? Non te lo devi ricordare, perché quando passerai la carta vetrata la passerai su tutto il bordo, ma verrà via il colore soltanto laddove hai utilizzato il panetto di cera solida. Quindi non vi inventate cose strane per andarvi a ricordare i punti dove è stata stesa la cera. Attenzione, perché allora di norma uno shabby, un mobile shabby, poi è tutto interpretabile, ognuno fa quello che gli pare e che gli piace, si passa però sulle spigolature e sulle bordature. Perché? Perché andiamo a ricreare un'usura che nel tempo è più logica, è più normale. Io difficilmente mi si rovina una superficie che è piatta, piuttosto mi si va a rovinare una spigolatura. Quindi soprattutto se parliamo di sedie, di madie, andiamo a passare la cera laddove con il tempo l'usura avrebbe sicuramente rovinato il nostro mobile, dove stanno le maniglie, dove si prende, difficilmente al centro. Detto questo, ognuno può fare quello che vuole e può decidere anche di passare la cera in maniera più importante, più prepotente. Addirittura può scegliere di passare una cera neutra, quindi il famoso barattolo in crema che utilizziamo come finitura, per avere un effetto ancora più importante. Ricordatevi che se io adesso dovessi scrivere Stefania qui sopra, quando do il colore e carteggio mi riesce esattamente la scritta Stefania. Quindi occhio a quello che andiamo a fare, perché non dobbiamo eccedere nel... non dobbiamo cercare più che altro, guardate, più che di eccedere, di fare delle sbananature, come chiamiamo noi, delle curve, delle linee strane. Cerchiamo di mantenerci sempre su quello che può essere un graffio. Vi ho accennato all'utilizzo della cera neutra, ma sapete che c'è? Ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere l'effetto shabby con la cera neutra. Allora, quintale, abbiamo sempre un quintale. Allora, questa è la cera neutra, cera 900, meravigliosa. E mi vado a prendere un pennellino, facciamoci uno sciabbino di quelli prepotenti. Mi vado a prendere un pennello un pochino più piccolino, piatto, per una praticità di utilizzo maggiore. Allora, cera neutra. Ricordatevi che la cera neutra può cambiare consistenza in funzione del periodo. Se è estate sarà più liquida, se è inverno sarà assolutamente più solida. Noi possiamo decidere anche come è più facile per noi utilizzarla. C'è chi la preferisce solida e quindi anche d'estate la mette in frigorifero, chi invece la preferisce liquida e quindi anche d'inverno la mette sui termosifoni. Questa è una scelta vostra. Allora, andiamo a prendere un pochino di cera e andiamo a stenderla in questo modo, un pochino così, come ci capita, anche con il pennello così di piatto, di taglio, per andarci a creare dei punti più grandi, ma senza esagerare, ok? Eccoci qui. Allora, togliamo la nostra cera neutra, prendiamo il nostro colore che abbiamo scelto, che ho scelto, non l'ho sbattuto abbastanza,
Allora, è chiaro ragazzi che i colori possono... Oh, che sa di grano sto coso, ma che... c'è il profumo del grano. Allora, possono, dicevo, aggrumarsi, questo è un colore che è stato diluito sicuramente qui dentro, ma a noi non interessa, va benissimo così, e andiamo a coprire. Qualcuno avrà fatto la considerazione prima, quando io passavo il marrone terra d'ombra, ah beh certo che copre, è scuro, guardate il chiaro, quanto è coprente su un colore scuro, quindi quando mi dite ma il colore copre abbastanza, ecco la risposta, luce è una vernice molto coprente. Anzi, guardate, approfitto per farvi vedere un'ulteriore tecnica, poi magari la approfondiamo anche nei giorni prossimi. Il dry brush. Il dry brush si fa in questo modo, si prende un pennello asciutto, deve essere asciutto, si immergono le setole, in la punta delle setole, si scarica bene sulla carta, perché non deve esserci un eccesso di colore. Questo non è il pennello adatto per fare il dry brush. Per fare il dry brush serve un pennello vecchio, bello rovinato, di quelli che avete nelle cassette degli attrezzi chissà da quanti anni, e quindi le setole devono essere sicuramente più aperte. Questo è un pennello compattissimo, è proprio l'ultimo adatto a fare il dry brush. Ci proviamo sperando che funzioni e andiamo a dare la vernice, vedete, in questo modo. Non so se si riesce a capire l'effetto. Perdonate, non mi sto impegnando a farlo nel migliore dei modi, ma perché non è quello che volevo farvi vedere oggi. Comunque, vedete l'effetto qual è? Spesso si cerca di ottenere questo risultato, che è molto molto carino anche, e basta farlo in quel modo lì, con un pennello però adatto. Ok. Allora, la seconda mano di colore normalmente noi la andiamo a diluire. Oppure una cosa che a me piace molto fare è andare a spruzzare la superficie con un pochino d'acqua. Perché? Perché si tratta sempre di chalk paint, ragazzi, quindi è molto gessosa e molto aggrappante. Vuol dire che se io vado a stenderci sopra un'altra mano di chalk paint, avrò molto attrito nella mia stesura. Quindi dobbiamo a diluire un pochino la vernice e fare in modo che questa diventi facilmente stendibile. Vedete come scorre il pennello, vola. Allora, qui qualcuno l'ha diluita durante un corso direttamente nel barattolino, io non l'ho sbattuta bene, va bene, poco male. C'è un po' di sineresi, si dice tecnicamente, cioè di divisione tra l'acqua e il resto del prodotto, ma a noi non interessa perché non stiamo cercando un effetto finale che sia perfetto, anzi, quindi ci sta stra bene. Ok, allora andiamo a fare anche l'interno in maniera decente, senza preoccuparvi di andare a coprire perfettamente, perché tanto con lo Sharpie poi dobbiamo ritirare fuori il tutto. Però, insomma. Scusate i momenti di silenzio, ma devo ammettere che dipingere è sempre sempre rilassante. Quando mi dicono è arte terapia, sì, è proprio arte terapia e fa bene alla mente, fa bene alla mente. Capisco tante tante di voi che in questo periodo si stanno dedicando a lavori manuali, non necessariamente di verniciatura, anche se devo dire che siete
tantissime, perché veramente tenersi occupati in questo modo è una gran bella cosa. Ok, allora abbiamo fatto quello che dovevamo, vado ad asciugare. Allora ragazzi, eccoci di nuovo. Ogni volta che mi siedo mi vedrete che sto lì, attenta, attenta. In realtà ho una sedia rotta e questa rampa di questo tavolo, che questa parte di questo tavolo che dondola, e per cui mi devo sedere piano, se non faccio i danni. Allora, si è asciugato. Ovviamente noi, come ribadisco, preferiamo sempre l'asciugatura naturale, quindi non andiamo a forzare, anche perché qui c'è un discorso. Noi abbiamo dato della cera sotto, quindi non è il massimo asciugarla con il fond, perché la cera si scioglie. Invece noi la dobbiamo mantenere bella dura per poter ottenere l'effetto che ci interessa a noi. Allora, prendiamo un pezzo di carta vetrata, 180 in questo caso. Io utilizzo la 180, ma non è legge. Ognuno sceglie la carta che preferisce, perché dipende da quanto, da quanta è la pressione che lui farà su questo, su questa carteggiatura. Allora, come vi dicevo prima, adesso andiamo a passare semplicemente la carta vetrata sul supporto. Vedete che viene via? Poi vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Solo laddove io ho dato precedentemente la cera solida. C'è una luce che entra dalla vetrina del mio negozio che è accecante. Mamma mia, che bello però, per stare qui mi reputo in questo momento veramente fortunata. Allora, quando vi dicevo prima, carteggiate ed evitate di bananare, e lo dico sempre ai corsi che ci ridono le ragazze, vuol dire io carteggio a piccoli tratti. Non vado a carteggiare in questo modo, perché che cosa succede? Che la forma naturale del mio braccio mi porta a fare una banana, che non è il massimo in termini di estetica shabby. Io devo avere delle piccolissime righe però sempre comunque dritte. Facciamo così, normalmente lo faccio con un pennello, però non l'ho preso, questa volta non mi alzo. E proseguo a carteggiare. Ovviamente qui ritorna un discorso assolutamente soggettivo, cioè più io voglio l'effetto sciabbato di quelli proprio rovinati, antichi, molto vintage, come diciamo noi, e più insisto. Se invece l'effetto che voglio ottenere è appena appena delicato, mi fermo subito. È una questione proprio soggettiva. Qui io voglio darci giù di sciabbi. Potreste sentire quanto è liscia una seta. Quando mi dite però la vernice che ho usato l'altra volta attacca, che è una meraviglia, vi state rendendo conto che qui luce l'abbiamo data senza fondo e che per toglierla sto faticando un accidente, pure se sotto ci ho messo la cera? Luce ha un potere d'ancoraggio che è pazzesco.
pazzesco. Il fatto che noi consigliamo sempre l'utilizzo del fondo, credetemi, non è una questione commerciale, lo facciamo perché nel tempo la resistenza è diversa. È chiaro che se io vado a lavorare su un MDF e quindi su una superficie molto porosa, il fondo non serve. Serve semmai per un effetto contrario, cioè per evitare alla superficie di assorbire troppo. Quindi lo vado a dare proprio per evitare che il mio supporto assorba troppo colore. Non abbiate mai fretta di fare questi lavori, avanzate con calma, godetevi il momento e riuscirete sempre ad ottenere l'effetto più bello. Ok, allora, Madonna quanto è liscia, ecco qui l'effetto finale. Allora, io non mi fermo qui, ci sono passato, allora non mi fermo qui, vado avanti perché io su questa cornice ho un progettino un pochino diverso. Però per chi volesse ottenere soltanto un effetto shabby, eccolo qui. Che cosa devo fare a questo punto? Devo proteggere, perché questa vernice è una vernice che va protetta. È vero che stiamo parlando in questo caso di una cornice, pertanto che può succedergli? Il problema si presenta soltanto se cade del liquido, se cade dell'olio, se cade del profumo, qualsiasi cosa, perché la macchia completamente. Quindi noi diamo o due mani di cera neutra, una spolverata di cera neutra, oppure un protettivo, un fissativo di quelli liquidi che utilizziamo per i mobili, in funzione di quello che abbiamo a casa. Se non abbiamo niente, allora decidiamo che cosa dare. Io in questo caso sceglierei una cera perché poi voglio fare un'antigatura, quindi voglio andare ad incrementare ancora di più l'effetto shabby. Ma metto stop e torno con quello che sarà il progetto continuato. Allora, rieccoci. Certo, poi sto pensando e voi mi vedrete tutto di continuo, per questo via vai lo noto solo io. Allora ragazze, ragazzi, che in realtà ci siete anche voi maschietti, voglio farvi vedere come si usano i trasferibili della Redesign. Peraltro comunico, approfitto per dire che l'ordine che abbiamo in corso, che è un ordinone perché abbiamo finito tutto praticamente, è un attimo in stand by, nel senso che dall'America non ci stanno rispondendo, probabilmente poverini hanno delle difficoltà. Speriamo che passi in fretta, speriamo che si risolva tutto presto e di poter continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Allora, io ho scelto un trasferibile che a me piace un sacco, che è il Floral Home, e contiene quattro disegni differenti. Non so se da qui riuscite a vederli, non ne ho idea, però io ho scelto il mio. Allora, noi possiamo assolutissimamente decidere di tagliare i nostri trasferibili e utilizzarli come più ci piace, che è quello che faremo in questa situazione. Allora, direi che noi potremmo innanzitutto togliere la parte centrale del fiore. Teniamoci la scritta. Stiamo attentissimi perché i trasferibili sono davvero molto delicati. Sono delicati perché hanno, diciamo così, un fiorellino, hanno una colla che si trova nella parte dietro tutto al disegno, che attacca, che è una meraviglia. Quindi se il trasferibile si attacca su se stesso, ciao, l'abbiamo completamente rovinato. Vedete, io sto tagliando, mi si stacca la parte sopra con la sotto, devo stare
veramente molto attenta per evitare di fare danni. La farina, ne sono certa. Allora. Anche con un semplice taglierino . Allora facciamo così, qui tagliamolo, così diventa più maneggevole. Attenzione a questo, ok? Proseguiamo nella rifilatura. Ok, allora adesso il nostro trasferibile è sezionato. Andiamo a cercare di collocarlo sul nostro supporto come più ci piace. Allora, lui è molto grande, quindi non riusciremo a farlo entrare perfettamente tutto, però io ho pensato di farlo in questo modo. Statti buona tu là. Allora ragazzi, si toglie la parte dietro e si procede con molta cautela a centrare il più possibile il nostro disegno e a metterlo il più possibile dritto. Quando siamo convinti di esserci, andiamo a passare una mano e vedete che già lui aderisce perfettamente, vedete? Quindi la sua colla, quella di cui parlavamo prima, ha fatto il suo lavoro e ha aderito perfettamente. Ora prendiamo o la spatolina che è contenuta all'interno di ogni trasferibile, o per chi vuole farne un uso un po' più professionale, questa coda di sirena, che ci aiuterà a farlo in una maniera un pochino più veloce. Allora, come vedete, alcune parti del mio trasferibile escono fuori dal supporto e noi non le tagliamo, ovviamente. Lasceremo che girino, quindi andremo ad applicarle sulla bordatura perché ci piace un effetto più 3D. Speriamo che riusciate a vedere bene. Opla. Allora. Allora, come presupponevo, il telefono del negozio sta squillando, ma a noi non ci interessa. Allora, vi dico che sto avendo un pochino di difficoltà per un motivo. Mi fa anche piacere che sia accaduto, perché sono sempre contenta quando le cose mi succedono insieme a voi. Io ho passato prima, come avete visto, un panno per togliere la polvere da questo supporto, che però c'è ancora, guardate. Ovviamente questa mi sta dando problemi nell'adesione del trasferibile, ma noi non ci arrendiamo, andiamo avanti perché attaccherà lo stesso. Però, imparate dal mio errore, bisogna sempre, magari con un panno umido, rimuovere l'eccesso di polvere, altrimenti possiamo avere delle difficoltà a fare una cosa che in realtà è molto molto semplice e non dà mai problemi, perché veramente attaccare il trasferibile, ragazzi, è un gioco da bambini, quindi riusciamo tranquillamente a farlo senza sforzi. In questo caso vi ho spiegato qual è stato il mio errore, felice che sia accaduto, perché dagli errori si impara sempre meglio che dalle cose fatte bene, per cui questo che mi vedete fare non dovrebbe capitare, però va bene così.
Stiamo riuscendo bene. Madonna che bello, ragazzi, cioè, madonna, vorrei che voi lo toccaste, è una cosa meravigliosa. Tutti meriterebbero un trasferibile redesign, tutti se lo meriterebbero. Allora, a volte mi chiedete se vanno protetti. Sì, la risposta è sì. Sempre lo stesso discorso. Se io lo vado ad attaccare su una superficie che non viene assolutamente sollecitata, però per esperienza personale vi dico, soprattutto sui mobili, che è più opportuno comunque dare una protezione, perché nel tempo si toglierebbe, no? Con la pulizia, con l'usura, si vanno completamente a togliere. Quindi sì, la risposta è sì, vanno protetti. Mi hai fatto penare, eh? La colpa è mia, chiaramente, però va bene così. Però sei splendidissimissimo. Allora, procedo con l'altro pezzetto che avevo tolto, l'ho tagliato. Lo vado a rimettere. Mi viene un dubbio. Ah no, eccolo qua. Aspetta, è questo. Ok. Ok. So che è dritto perché ho preso dei riferimenti prima, cioè so che mi esce il bordino del fiorellino di 3-4 mm, pertanto so che sto lavorando bene. Posso continuare a faticare considerando tutto. Davvero facilissimi da applicare, mi sono complicata un po' la vita, ma va bene così. Se rimane un pezzettino attaccato, lo possiamo attaccare dopo, non vi preoccupate, è tutto molto opla, facile da gestire. Okay. La cosa importantissima, ragazzi, è che quando usate i trasferibili il supporto sia realmente molto asciutto, quindi che la vernice sia tanto asciutta, perché altrimenti l'umidità contenuta all'interno potrebbe generare qualche problemino. Ok. Questa parte la togliamo che mi si è tolta, non fa niente. Fai fatica ad attaccarti, quando te devo togliere non ti togli, ecco qua. Ok. E ora andiamo a mettere la parte più in basso. Allora, andiamo qui a tagliare per avere un lavoro continuativo. Siccome va fuori comunque, come vi dicevo prima, è più grandino, io non voglio però che termini tagliato. Quindi lo prendo, lo unisco e fin dove arrivo, arrivo.
Benissimo, perfetto. Ok, allora, qui è fatto, facciamo l'altra parte, teniamoci sempre attaccata dietro la carta perché sennò il rischio veramente di fare guai è enorme. Allora, anche qui ci andiamo a togliere questo decoro angolare. Ma speriamo il video stia venendo, sarà lunghissimo, ma poi cercheremo di capire come modificarlo. Ok, guardate che bello. E adesso ci facciamo la parte centrale, che io, eccola qua, prima sotto. Mi sa di no. Mi sa che io ci voglio mettere qui adesso. Ah sì. Però è carina anche con la scritta e basta, sapete? Adesso ognuna di voi sta facendo le sue. Madonna che bello, questo trasferibile è un qualcosa di eccezionale. Togliergli i fiori è un gran peccato però. Allora, facciamo così, intanto ci penso. Prendiamoci la scritta sopra e questa ce la piazziamo. Anche se chi capisce quello che c'è scritto sta dicendo, tu mi distruggi una frase sensata e infatti faccio quello che mi pare. Allora, cerchiamo di metterla dritta. Avete capito che quindi questi trasferibili noi li possiamo sagomare e utilizzare esattamente come ci va. Simpatica oggi a te, ma tanto vinco io, stai certo? Mio marito me lo dice sempre, chi mi conosce, dice tu o vinci o pareggi, io non perdo, ma non perdo non perché non sono, anzi perché non mi arrendo mai. Becca, hai visto? Ho vinto io. Hanno dei trasferibili veramente eccezionali, cioè abbiamo fatto questo accordo con loro e una scelta che è vastissima e poi mi piace, cioè mi piace proprio come li abbinano. Vedete che la scelta di fare la cornice scura e marrone e poi la scritta scura, sono dei dettagli secondo me eccezionali, non sarebbe stato così bello tutto di uno stesso colore. Mi dispiace che abbiamo avuto questo inconveniente, qui lo dobbiamo sistemare, adesso lo sistemiamo e poi ok. E poi abbiamo detto sotto
scritta. È bella pure così, eh? Sapete che c'è? Il fiore me lo tengo per un altro trasferibile, va? Ok. Mi dispiace che, cioè mi dispiace, ripeto, è un bene perché così avete visto che peraltro è capitato, mi sa già ad una persona che mi ha chiamato un po' di tempo fa, ma non mi ricordo chi, per dirmi che aveva avuto appunto questo stesso identico problema e io non ci ho pensato, anch'io non ho imparato dagli errori degli altri. Va bene, meglio così, imparerete voi. Ok, madonna, madonna, che bello, guardate un po' l'effetto, com'è bello. Allora, spilocchiato, possiamo fare una cosa che ci piace sempre tanto. Allora, cambiando carta, andiamo a prenderci una 800 grammi che è più, molto più delicata. Possiamo andare a passare un pochino la carta sul nostro trasferibile per togliere quell'effetto troppo troppo perfetto e togliere un po', opla, oh oh oh. Sempre per lo stesso discorso che non ha attaccato bene sulle vernici, però non ci arrestiamo, vogliamo fare un effetto sciabbino, vintage. Basta così, sufficiente. No. Quindi andremo a mettere una finitura protettiva per vedere che tipo di effetto diamo, in questo caso una cera. Allora, prendo il nostro cestino, opla, di pennelli per le cere, prendiamo un po' di carta e andiamo a dare una cera neutra. Allora, veniamo ai pennelli per le cere, sappiamo che i pennelli tondi sono quelli più adatti in assoluto a stendere le cere, sono i più semplici da usare e ci lasciano un effetto migliore. Quello che era svolazzante adesso si aderirà perfettamente. Chiaramente, ragazzi, ricordatevi che il trasferibile lo si passa prima della cera, quindi non dopo assolutamente, perché non riusciamo più a stenderci nulla.
Allora, abbiamo messo la cera, quindi abbiamo protetto sia il nostro trasferibile che il nostro colore. Opla. Ok, adesso prendiamo un pennellino per la cera scura. Normalmente utilizziamo gli standarini, che sono tutti di là, però sono questi. Lo standarino è il pennello perfetto per la cera, costa 2,50 €, ma io dico sempre i prezzi, ragazzi, perché così uno dice lo voglio, costa 40 €, non lo voglio più. In realtà sono prezzi molto accessibili ed è un pennello eccezionale perché si va ad insinuare proprio là dove deve. Quindi, anzi, vi faccio proprio vedere come funziona. Utilizziamo lo standarino e prendiamo una cera. Io ho scelto la noce scuro, che devo dire è sempre una delle mie prime scelte, mi piace tantissimo. Che cosa facciamo? Andiamo ad invecchiare, andiamo a fare una velatura per dare un effetto un pochino più anticato a questa cornice. Possiamo tranquillamente lavorare perché sotto abbiamo steso la cera neutra, per cui il nostro supporto è bello liscio e scorrevolissimo. Se non avessimo dato la cera neutra, ora questa cera starebbe a macchiarci tutto il lavoro. Allora, qui veramente giochiamo, ci divertiamo come ognuno crede meglio e si diverte di più. Possiamo dare un effetto un po' 3D scurendo quelli che sono i bordi interni e poi i bordi esterni, lasciando una cornice di luminosità al centro. Vedete? Certo, colpo di tosse in questo periodo, vabbè, verso la telecamera, forse è abbastanza comune. Allora, prendiamo la carta, il panno, preferibilmente di cotone che non lasci pelucchi, e andiamo un pochino a sfumare la nostra cera. Allora, io amo moltissimo anche questo effetto un po' tamponato che viene con la carta e con del semplice Scottex, perché ci sono dei punti di chiaroscuro che secondo me sono spettacolari e lo faccio abbastanza spesso, insomma. Poi ognuno trova le sue strade. Eccoci qua. Però diciamo che potenzialmente la nostra cornice è realizzata, quindi potremmo metterci una bella foto dentro, ricordo di qualche... Io mi metto giù perché mi sa che da su non mi vedete. Spero che il video sia venuto tutto, che il lavoro vi piaccia, che le tecniche le abbiate capite tutte un po' insieme. Vi do un bacio grandissimo, spero di avervi tenuto compagnia per un pochino e di vedervi presto tutti liberi, soprattutto. Buona giornata.